Ciao, oggi voglio affrontare con te il discorso della relazione che c'è tra eventualmente disagio e sensazione corporea. Ti ricordi quando ti ho parlato della mia paziente, che la mamma, le trovava sempre da dire e che lei insomma soffriva, ma questa sofferenza la sentiva prima di tutto nello stomaco. Io questa cosa qui la capisco perché ti ho già detto che sui 20 anni soffrivo di colite, no? Quando ho iniziato a dare gli esami all'università, dove probabilmente pensavo sempre di non essere all'altezza, ho iniziato a soffrire. Allora, il nostro corpo ci dà dei rimandi su come stiamo affrontando una situazione. Il nostro istinto però è di scappare e di venir via. In realtà abbiamo capito, anche da tradizioni come lo yoga, che quando abbiamo un disagio, se ci fermiamo e lo accogliamo, possiamo affrontarlo decisamente meglio. Perché? Perché il fatto di sentire disagio e di andare a vedere veramente cosa c'è sotto, ci permette nel tempo di liberarci. Sia nel mio caso che nel caso della mia paziente, il problema fondamentale era il giudizio che noi avevamo con noi stessi. È vero che lei poteva attribuire il disagio alla mamma e io all'esame o altre situazioni. In realtà, nel tempo abbiamo capito entrambi che, questa situazione di disagio, è perché agganciava una parte nostra di giudizio che avevamo nei nostri confronti. Allora, uno strumento appunto efficace è mi fermo, cerco di stare con questo disagio, sapendo che il disagio come le nuvole va e viene e quindi che passerà, ma mentre c'è, al posto di voler scappare, ci sto dentro perché quel disagio lì mi aiuterà a avere delle intuizioni su quello che io vedo e sento di me nel più profondo e quindi sarà uno strumento in più per potermi liberare di piccole catene che mi sono costruita io nel tempo. Grazie a dei condizionamenti, ma che poi in realtà, sono miei condizionamenti, mie paure, miei giudizi. Quindi, so che non è facile, questo invito che io faccio, di stare nel disagio perché, cioè, quando io ho un disagio ho voglia di scapparmene via, non ho voglia di starci dentro. Però vi garantisco, e su questo vi dovete fidare di me sulla parola, che ogni volta che sono riuscita a starci e a fare un po' questa meditazione del disagio, ho ottenuto veramente grossi risultati. Prima di tutto, essere libera e secondo, che poi nella realtà mi sono capitati meno episodi che mi facevano stare nel disagio. Alla prossima istantanea.